Ho sempre pensato e credo tuttora che non esistono partite perfette. Credo che noi stasera ci siamo avvicinati sicuramente per attenzione, sicuramente per spirito, sicuramente per volontà, credo anche per una buona qualità. È una partita importante, una vittoria importantissima che vogliamo dedicare, che voglio dedicare soprattutto ai nostri tifosi perché stamattina. Non solo stamattina, tutto l'anno, ma insomma stamattina ci hanno dato una spinta, una carica, è stato bello, emozionante, molto emozionante. Però sarà la partita da svolta se riusciremo a concludere bene la stagione, se riusciremo a fare un'altra tanto gara così attenta, così volitiva, così determinata mercoledì prossimo, perché altrimenti vincere qua sì, rimane che abbiamo vinto finalmente con la Juventus, la Juventus Stadio, ma poi noi dobbiamo portare a casa qualcosa da questa stagione perché deve essere così. Quell'abbraccio era per tutti i giocatori, poi è chiaro che Ibrahim è un ragazzo di qualità, è un ragazzo molto giovane, un ragazzo che caratterialmente ricorda Pioli quando giocava, nel senso che quando non viene scelto subisse tantissimo, io credo anche un po' troppo, la scelta non positiva nei suoi confronti si incupisce e io facevo uguale, io anche un giocatore meno forte, sapevo già di non giocare, quindi a lunedì però al venerdì mi allenavo benissimo, poi il sabato boom, buttavo giù, quindi chiaramente è stata una soddisfazione per lui fare una prestazione del genere, fare un gol in un momento così importante della gara, perché è chiaro che andare in vantaggio appena prima della fine del primo tempo è stato un passaggio molto delicato e molto importante. Zlatan non ha giocato al 100%, però non voleva mancare, la sua presenza per noi chiaramente è tanto tanto importante. Ha sentito un fastidio al ginocchio, che è quello che poi ha avuto un problema durante tutta la settimana, ma ancora diventa difficile valutare. È chiaro che giochiamo subito mercoledì. Dobbiamo recuperare tutte le energie possibili perché, ripeto, la partita di mercoledì è ancora più difficile, sarà ancora più difficile e sarà ancora più importante di questa. Noi cerchiamo per tutte le partite di avere una strategia e di prendere delle posizioni, soprattutto in possesso palla, che possono creare difficoltà agli avversari. In base a questa strategia poi scegliamo i giocatori con le caratteristiche giuste per giocare in determinate posizioni. È chiaro che se avessimo pensato di aprire di più le difese avversarie con gli esterni larghi e alti, non avrei scelto Brahim Diaz, avrei scelto senz'altro altri giocatori. Insomma, è bello vedere che quando tu chiami i giocatori in causa, anche magari che la giornata prima non hanno giocato o che magari non giocano da un po' di tempo, si fanno trovare pronti. Ma questo è un gruppo che abbiamo anche subito delle brutte sconfitte, abbiamo anche non giocato delle partite tutte ottime, ma è un gruppo che non ha mai fatto mancare disponibilità, partecipazione, senso d'appartenenza. Quindi è un gruppo che adesso sta cercando di raspare il barile, di prendere tutto quello che abbiamo, tutte le energie per finire bene, perché, ripeto, dobbiamo portare a casa qualcosa. E oggi abbiamo vinto una partita importante, sicuro, bella, bella, e ripeto, per tutti noi, per il club che ci sostiene tutti i giorni, per i nostri tifosi che ci hanno incitato così tanto, però adesso testa mercoledì perché altrimenti servirà poco. Auguri a tutte le mamme, soprattutto la mia che non ci credeva così tanto, però sarà contenta. E complimenti a tutti i tifosi, veramente, perché soprattutto, ma tutti, poi chiaramente oggi c'era una rappresentanza folta, ma quelli che sono venuti stamattina veramente ci hanno aiutato tanto e quindi grazie e forza Milan. Una grande partita contro una grande squadra, ma non voglio essere contento ora, manca ancora partite e non è finito, quindi giusto che abbiamo vinto stasera, abbiamo fatto le cose bene. Ora c'è una partita in 3 giorni e dobbiamo essere pronti. Io penso come tutti la squadra, ho avuto, sai, come diciamo, frisson? Sì, bravo, quello. Quindi questo ti dà la forza incredibile, questo ti dà forza incredibile. Abbiamo fatto e stiamo facendo per loro, perché non siamo con noi e siamo il Milan e abbiamo tifosi in tutto il mondo, quindi e tifosi che sono venuti a Milanello veramente hanno aiutato tanto. Sappiamo che Frank tira molto bene i rigori e può succedere che sbaglia e poi Ibra
Certo, aveva ancora il suo ginocchio anche la settimana scorsa, ma non dobbiamo abbassare la testa, abbiamo fatto bene, abbiamo continuato a giocare e abbiamo vinto, quindi abbiamo avuto il buon spirito.